Noi siamo in compagnia di Emanuele Rigo di New Traders Lab. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Emanuele. Buon pomeriggio Alessandra. E anche buon Black Friday. Hai fatto gli acquisti natalizi? Ho fatto qualche acquisto natalizio online, sì, assolutamente. Ecco, meno male che sei riuscito ad approfittartene. Allora, torniamo sui mercati. La domanda che certamente facciamo a tutti perché è estremamente interessante, in quanto tra l'altro era scoppiata anche una polemica nella nostra chat per quanto concerne diverse previsioni, chiediamo, possiamo aspettarci un rally natalizio? Ci sono i presupposti per un rally natalizio? Allora, in questo caso mi sento di dire assolutamente sì, provo un attimino a mettermi in un'inquadratura un po' migliore. Ci sono tutti i presupposti, ci sono i presupposti di una situazione in miglioramento per quanto riguarda la diatriba politica, la faida politica interna agli Stati Uniti, ci sono i presupposti per un accordo alla fine. Tra Regno Unito e Unione Europea ci sono chiaramente i vaccini che sono il vero leitmotiv delle ultime settimane, che stanno ovviamente dando e spingendo la fiducia all'interno tra gli operatori, all'interno del comparto finanziario, e quindi ci sono tutti i presupposti chiaramente per un rally natalizio. Dove certamente, in quanto le banche centrali, sia la Fed che la BCE, si incontrano prima di Natale e molto probabilmente saranno dei grandi protagonisti. Tu sei in attesa di sostegno importante in mancanza di stimoli fiscali. Lo dico in mancanza di stimoli fiscali sia a livello America ma anche Europa, perché in questo momento il recovery fund è proprio sospeso, in quanto il veto dei due paesi, la Polonia e l'Ungheria, rimane. Sì, questo è un argomento, uno dei fattori di rischio che teniamo sempre monitorati per quanto riguarda la tenuta diciamo, del comparto finanziario, ma anche del comparto dell'economia reale, perché chiaramente andrà ad impattare in maniera molto significativa quelli che potrebbero essere l'andamento delle aziende, soprattutto quelle in difficoltà che sappiamo sono tante. Sono due fattori molto importanti e chiaramente dovranno essere dati alla luce in tempi anche abbastanza rapidi, o almeno all'interno di quelle che sono le aspettative ragionevoli di mercato, che magari non sono quelle stabilite dalla politica, che fa sempre delle grandi previsioni che spesso vengono anche deluse dai fatti, però ci si aspetta che arrivino, insomma, quantomeno con la conclusione dell'anno, se non con la conclusione dell'anno, col primo mese del 2021. Però chiaramente sono degli elementi di rischio che vanno tenuti in considerazione. Ora, per quanto riguarda il fronte europeo, ci sono già dei progetti, diciamo, dei rumors che girano per cui la Francia avrebbe messo sul tavolo un piano per escludere i due paesi dall'approvazione del bilancio. Diciamo, ci sono un po' di speculazioni, un po' di rumors che sembrano rasentare l'universo della fantapolitica. È molto più probabile che poi alla fine prevalga il buon senso e che il recovery fund venga dato alla luce. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, ancora per il momento, vista la situazione politica che è ancora calda, nonostante si sia raffreddata significativamente rispetto a quelli che erano gli scontri che abbiamo visto nelle scorse settimane. Ancora non c'è un Senato definito, e l'avevamo ricordato proprio da te il fatto che senza una chiara dimensione di quelle che sono Camera e Senato, una chiara conformazione di Camera e Senato, l'efficacia di un'azione a livello parlamentare, anche con il supporto della Casa Bianca, era in discussione. E noi sappiamo benissimo che ci sono le suppletive in Georgia il prossimo 5 di dicembre, che daranno un'immagine più chiara di come sarà formato il Senato, e quindi molto probabilmente si sta aspettando, si sta kicking the can, come dicono gli inglesi, sta calciando la lattina per la strada, bighellonando in attesa di maggiori chiarezza per quanto riguarda l'assetto politico dei numeri. Sappiamo che la maggioranza al Senato sarà dipendente proprio da Kamala Harris, dal vicepresidente, per cui è molto complesso capire che cosa succederà, e questo potrebbe ritardare un attimino l'implementazione.
Ecco, intanto ci scrivono in chat finalmente una notizia positiva per il rally, perché ovviamente, come stavo dicendo, tutti gli analisti hanno delle proprie opinioni, però ci tenevo a sottolineare per il nostro telespettatore che ci sta scrivendo ora che io non lo so chi quando si collega, però ci sono tantissimi gli analisti, i traders, insomma, un po' tutti che credono in un rally natalizio. Perciò, ecco, Emanuele, non sei solo tu l'ottimista di questo venerdì. Spero di non aver fatto, di non aver gufato, ecco. No, 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 assolutamente, non sei solo tu, anzi la maggioranza si vede che sono rimasti scombussolati di qualche altro analista che non è stato mio ospite, perché oggi non ho sentito nemmeno una notizia negativa. Andiamo a vedere velocemente come sta performando AstraZeneca, perché sicuramente è uno dei grandi protagonisti per quanto concerne la corsa per il vaccino. Vorrei certamente ribadire cosa sia successo oggi e anche soprattutto ieri che ha scombussolato il mercato. Soprattutto in America abbiamo sentito i media ecco, essere molto molto duri nei confronti di AstraZeneca in collaborazione con l'Oxford University dopo l'annuncio della società britannica dello scorso lunedì che conferiva alla sua cura un'efficacia media del 70%. Il problema è sorto proprio in relazione alla discrepanza dei dati, poco più del 60% per un tipo di dosaggio, 90% con un altro. Si parla sempre dell'efficienza. La Big Pharma d'oltremanica ha precisato che il dosaggio vincente, quello di mezza dose, è stato scoperto per un caso fortuito, ma proprio per questo i trial clinici necessiteranno nelle prossime settimane di un'ulteriore sperimentazione. Intanto però arriva l'assicurazione del governo della UK, non c'è ragione di preoccuparsi sui dati del vaccino di AstraZeneca, ha detto il titolare del Dicastero in un'intervista a Sky News, per poi aggiungere che gli ulteriori sviluppi saranno valutati da un'autorità indipendente. Allora, Emanuele, come rispondi alle polemiche che sono state veramente, veramente forti? Ti fidi di AstraZeneca, della collaborazione del team AstraZeneca Oxford University? Io te lo chiedo soprattutto perché sei appunto basato a Londra, perciò sicuramente magari sarai uno dei primi vaccinati e perciò è importante anche a livello umano. Sì, diciamo che dal punto di vista di questo specifico vaccino, secondo me c'è stato un grosso problema dal punto di vista della comunicazione che è stata fatta. Spesso una sovrabbondanza e un'eccessiva, diciamo, dettaglio di quelle che sono le procedure che portano poi all'approvazione di un determinato vaccino non dovrebbero essere spiegati così nel dettaglio, anche perché in questa fase molto concitata. È difficile proprio comprendere anche i pezzi di notizia. Poi sappiamo benissimo che ci sono fior di istituti, di autorità indipendenti, di scienziati che poi andranno a verificare, a ripetere quei test. Quindi, dal punto di vista della sicurezza, non sono particolarmente preoccupato. È ovvio che il titolo in borsa ha subito in maniera molto significativa quello che è stata una. Secondo me, grossa problematica dal punto di vista di comunicazione, perché diciamo che potevano tranquillamente risparmiarsi di spiegare tutto l'iter che ha portato ad un determinato tipo di risultato, dire semplicemente qual era il risultato finale e poi permettere alle persone di leggere quelli che erano i report, i trial e poi dare diciamo, far filtrare tutta una serie di informazioni molto specialistiche da chi se ne dovrebbe occupare. Anche perché non è che il vaccino non è efficace al 95%, diciamo che hanno forse scoperto in maniera fortuita, questo si può concedere assolutamente, che diciamo, quel tipo di copertura, quel tipo di efficacia è presente con un tipo di dosaggio che è quello che magari non avevano ideato inizialmente, però comunque si è arrivato a quel tipo di risultato. È ovvio che i ritardi, quelli sì, potrebbero rappresentare un impatto su poi l'effettiva distribuzione del vaccino. Ma non mi aspetto che ci siano grosse differenze rispetto a quello che è stato fatto fino ad adesso, poi nella fase successiva. Sicuramente ci potrebbero essere degli aggiustamenti, però
ma dal punto di vista poi della molecola, quella è chiaramente, sarà chiaramente la stessa. No, ecco, il punto importante è che i vaccini in sé sono dei market mover importanti insieme ovviamente alle banche centrali ad oggi, forse più degli stessi politici, più dei pacchetti fiscali e qualsiasi altra cosa. Perciò chiarire se è rimasta comunque la fiducia nel vaccino di AstraZeneca è importante. Perciò tu che cosa senti dal tuo ambito, insomma? Ma allora, io ho sentito, allora, i vaccini senza dubbio sono il vero driver dei movimenti delle ultime settimane sui mercati, ma sono anche il driver dei movimenti, diciamo, sociali, emotivi, possiamo parlare di emotività collettiva, perché sono quelli che stanno dando la speranza in questo periodo, al di là ovviamente di tutto quello che può succedere, si può dire. Sui social dove abbondano anche varie teorie, insomma, lasciamo stare queste cose. Sono il vero driver e l'efficacia media, diciamo, è superiore al 90%. E chi ci è arrivato, chi ha passato i trial clinici, di solito pubblica quel tipo di efficacia, non soltanto quello di BioNTech, AstraZeneca anche nel suo dosaggio, chiamiamolo sbagliato, pubblica un 95%, Sputnik, quello russo, su cui però non c'è stata particolare possibilità di fare le controprove, ha pubblicato anche lui il 95%, insomma, l'efficacia è quella. C'è molta pressione sui vaccini, c'è molto controllo sui vaccini, c'è moltissima attenzione, per cui mi aspetto che comunque prima di iniziare la fase di, diciamo, somministrazione e di distribuzione alla popolazione ci saranno non soltanto le verifiche classiche, ma anche delle ulteriori verifiche. L'ha già ricordato il nostro buon ministro della salute britannico, anche attraverso autorità e agenzie indipendenti, e questo chiaramente dovrebbe aumentare la fiducia. È ovvio che si parla sempre di un medicinale, di una terapia per una malattia che ha contraddistinto un anno veramente orribile per tante persone, per cui tanta pressione continuerà ad esserci. Speriamo che la situazione migliori già a partire dal primo trimestre dell'anno prossimo. Ecco, invece, tornando alla seduta europea, perché ci stiamo avvicinando appunto alla chiusura, vediamo comunque i listini ben sopra la parità. Invece, questo venerdì abbiamo visto un'apertura piuttosto in rosso, quindi c'è stata un'accelerazione, anche se i volumi sono un po' più bassi, del solito. Come descriveresti questa settimana e quasi quasi questo mese, perché lunedì sarà, l'ultima seduta, del mese? Come settimana è stata una settimana molto positiva, tutti i mercati sono in positivo, tutti gli indici sono assolutamente in territorio positivo, c'è grande fiducia, diciamo che già a partire dalla settimana scorsa e dalla settimana prima con gli annunci, i primi annunci dei vaccini, dell'indiscrezione, c'è stata una forte ripresa, ricordiamo che diciamo una degli aspetti che aveva portato a una pausa ancora nel mese di settembre, alla conclusione dell'estate, rispetto a ulteriori rialzi, era stata innescata da diciamo questa sfiducia che ci potesse essere una cura, si potesse uscire. Adesso che la situazione sembra drammaticamente migliorata e c'è stata questa iniezione di fiducia grazie agli annunci sui vaccini che sembrano anche molto promettenti dal punto di vista diciamo, della terapia e dell'effetto di prevenzione, questo chiaramente sta andando a guidare i mercati. È un movimento che potrebbe anche durare e portare i mercati su dei livelli più elevati rispetto a quelli che stiamo vedendo, quindi non è detto che siamo arrivati o che non ci possono essere ulteriori rialzi, anche perché dal punto di vista delle banche centrali hanno dato la propria disponibilità ad un ulteriore intervento se dovesse essere necessario, anche se hanno ricordato Powell in primis la necessità della doppia funzione della politica monetaria e della sua sinergia con la politica fiscale, ma c'è una massa di liquidità enorme in circolazione, non ci sono rendimenti e ovviamente tutti questi soldi finiscono poi sull'azionario.
Sì, senz'altro, assolutamente sì. Intanto vorrei chiederti una previsione, se posso, per quanto concerne il FTSE MIB entro fine anno. Ma allora, io diciamo, non avevo mai avuto particolare fiducia nel FTSE MIB, soprattutto nella parte centrale dell'anno, quando non siamo riusciti a recuperare i massimi che avevamo toccato prima del grande crollo di febbraio-marzo. L'andamento molto positivo e unito anche al restringimento dello spread, come hai ricordato benissimo tu nella tua sessione introduttiva, potrebbe far sperare che quantomeno i 23-24 mila punti li potremmo vedere in occasione, e se si dovesse concretizzare, questo benedetto rally di Natale. Per cui c'è abbastanza fiducia. È ovvio che poi comunque i nodi verranno al pettine e dobbiamo sperare tutta una serie di operazioni che devono andare tutte nel verso giusto, perché purtroppo in Italia, rispetto ad altri paesi, non possiamo permetterci di sbagliare niente, né per quanto riguarda l'impiego del Recovery Fund, né per la cavalcata di questa stagione di merger and acquisition che si sta prospettando all'orizzonte per rendere più solide le società e anche i gruppi bancari, come abbiamo visto in precedenza. Ovviamente ci sono gli scivoloni anche lì, però ci sono buone prospettive. Chiaramente un po' di benzina sul fuoco, anche la BCE la sta buttando, la dichiarazione che ci sia la disponibilità, quantomeno già a partire dal meeting di dicembre, a permettere nel 2021, se rispettati determinati parametri di capitale, di ritornare a distribuire dividendi. Questo non può che essere una notizia positiva, soprattutto per il settore bancario. Dall'altro lato, noto un altro aspetto che è sicuramente incoraggiante, non soltanto per il nostro indice nazionale, ma per, diciamo, tutti gli indici globali, per l'azionario a livello globale: è un serio abbassamento dei livelli del VIX. Ovviamente sappiamo che l'andamento dei mercati è molto generalizzato, perché si tende a comprare tutto in queste fasi, ma rispetto all'andamento molto negativo che abbiamo visto a marzo e alle fasi successive, è tornata, diciamo, quella che si chiama rotazione, ovvero un andamento più dall'economia finanziaria all'economia reale, che chiaramente è un indicatore piuttosto preciso del fatto che i mercati hanno fiducia che poi l'anno prossimo ci sarà una ripresa anche dell'economia reale, oltre che della finanza, che a parte marzo non ha subito particolarmente. Ecco, ultimissima domanda perché hai toccato un argomento molto importante e sono molto contenta che l'hai fatto, per quanto concerne appunto la distribuzione dei dividendi, delle banche, europee, un comparto che fa, tantissimo rumore nelle ultime settimane, molto interessante da seguire sia a livello nazionale, come stavi dicendo, ma anche a livello, europeo perché ci sono i presupposti per tantissimi consolidamenti. Potrebbe cambiare qualcosa per gli investitori, ma anche se vogliamo per i trader, perché è molto diverso il concetto, perché i trader ecco, tendono di fare trading intraday, ovvero scambi molto veloci. Gli investitori invece a più lungo termine, cambierebbe qualcosa per tutti e due un ritorno ai dividendi? Beh, sicuramente sì, perché creerebbe un po' più di volatilità e soprattutto maggiore fiducia su dei titoli che hanno subito in maniera enorme dalla crisi del 2008, ma poi anche nel 2011 e nelle fasi successive. Non c'è il grafico di una banca, a parte qualche eccezione, che non sia in territorio negativo, per cui questo sicuramente è un segnale incoraggiante. La BCE è assolutamente consapevole di questo, sa che diciamo, dando il via libera alla possibilità di ritornare a distribuire dividendi, le banche avranno la possibilità anche di diciamo, mostrare al mercato, e quindi anche agli operatori, ai trader, agli investitori,
che possono, diciamo, tornare a creare redditività, chiaramente un segnale importante in questa fase storica in cui i tassi sono sostanzialmente l'80% dei bond, delle obbligazioni, nel tutto il mondo rende meno dell'1%, per cui c'è fame assolutamente di rendimenti e di possibilità di investire in qualcosa che renda un pochettino. Soprattutto se accompagnata anche a una stagione in cui ci possono essere dei consolidamenti, questo è chiaramente un elemento molto positivo. Grazie mille ad Emanuele Rigo, New Traders Lab, buon weekend e buon Black Friday. Grazie a te, buon Black Friday, buon weekend a te e telespettatori.